Buongiorno da Giulia Mancinelli. I vigili del fuoco sono intervenuti domenica nella frazione di Avacelli per la ricerca di due escursionisti che si erano persi in un bosco. Tramite le coordinate geografiche inviate alla sala operativa dagli stessi escursionisti che avevano perso l'orientamento, i vigili del fuoco sono riusciti ad individuarli e a raggiungerli. I due erano in buone condizioni di salute e sono stati riaccompagnati all'auto. Ieri mattina il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Senigallia, Felicia Basilicata, insieme alla comandante della stazione di Monte Marciano, il luogotenente Alessandro Marzano, ha incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Monte Marciano. Durante l'incontro si è parlato del ruolo dell'arma dei carabinieri sul territorio, del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e degli atti di vandalismo. Durante i lavori di scavo per la realizzazione del nuovo plesso scolastico alla Cesanella si è scoperto all'interno dell'area di cantiere che nel terreno di riempimento erano presenti dei frammenti di Eternit. I lavori sono stati immediatamente sospesi e sono stati contestualmente informati tutti gli enti competenti. Espletate le formalità di rito, inizieranno i lavori per la bonifica dell'area. Oggi dalle 8.30 alle 12 e in ogni caso fino al termine dei lavori il tratto nord della Complanare sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di manutenzione del manto stradale. Il tratto interessato è compreso tra lo svincolo per Senigallia e lo svincolo per strada della Marina. Lo sport, il basket, la pallacanestro Senigallia conosce la prima sconfitta in questa seconda fase in casa del Val di Ceppo Basket per 80-78, non riuscendo così a prolungare la striscia vincente. Prossimo appuntamento domenica alle 18 al Palace di Via Capanna contro la pallacanestro Palestrina, reduce da una sonora sconfitta casalinga. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.